Sono il professore Italo Fiorin, insegno all'Università LUMSA di Roma, dove dirigo una scuola di alta formazione che si intitola così: Educare all'incontro e alla solidarietà. E la caratteristica principale di questa istituzione accademica è quella di promuovere l'approccio che viene chiamato service learning. Service learning significa apprendimento, servizio, e lo slogan più conosciuto di questa proposta dice in questo modo, suona così: apprendere serve e servire insegna. Dice cioè che l'apprendimento non deve essere una risorsa soltanto individuale, ma è una risorsa che può essere messa a disposizione degli altri per migliorare la comunità. Chi fa questo, però, non solo dà un concreto aiuto al miglioramento sociale, ma ha una restituzione importante, perché servire insegna, cioè aiuta a diventare più competenti, sia a livello umano che a livello anche disciplinare o professionale. Certamente però, perché questo sia possibile, non soltanto è importante che i ragazzi, gli studenti, diventino protagonisti di queste azioni, ma richiede agli insegnanti una posizione didattica molto diversa da quella tradizionale. Se in una didattica tradizionale il posto classico dell'insegnante è stare dietro la cattedra, fare lezione, come si dice, in questo caso la lezione viene affidata agli studenti stessi. E allora l'insegnante si trasforma, cambia posizione. Piuttosto che parlare dalla cattedra indicando lui le cose importanti e trasmettendo i contenuti pure indispensabili, affida agli studenti stessi il compito di sviluppare percorsi di ricerca, di soluzione di problemi, li aiuta a incontrare la realtà. Facendo questo non significa però che l'insegnante o gli insegnanti lavorino di meno, anzi significa che da direttori d'orchestra si facciano, per così dire, registi, si facciano soggetti adulti che accompagnano i ragazzi nel loro percorso di crescita. Ma anche questo è reso più facile se non solo il singolo insegnante opera in questo modo, ma se gli insegnanti si concepiscono e agiscono realmente come un corpo docente. L'espressione corpo docente spesso è interpretata in termini burocratici, ma se noi andiamo al significato vero di questa parola, corpo significa qualcosa di unitario. Dentro questa immagine unitaria ogni membro è un elemento indispensabile e quindi si crea una armonia pedagogica. L'insegnante nel service learning è un membro attivo e consapevole di una comunità professionale. Agisce in maniera indiretta ma molto vicina ai ragazzi, li incoraggia e li sostiene nel compito di apprendimento e aiuta la scuola a trasformarsi da ambiente chiuso, da una specie di torre d'avorio dentro la quale si coltiva il sapere, ad una finestra che apre al mondo, ad una sorgente che genera comunità anche all'esterno. Incontrare il corpo docente di questo istituto è stata una cosa bella, un'emozione, perché abbiamo incontrato una scuola già in cammino in questa direzione. Abbiamo incontrato una scuola che ha chiesto di partecipare a questa esperienza perché già aveva tutte le motivazioni che rendono importante l'agire sociale. Allora l'augurio che io faccio è quello di compromettersi, di sempre più uscire da una situazione di distanza dalla realtà, aprire la finestra, aprire la porta, come Papa Francesco invita la Chiesa ad essere in uscita. Anche una scuola comunità è una parte di questa Chiesa in uscita che ha un compito culturale di missione e di incontro alla realtà. Sono sicuro che gli insegnanti che escono e vanno ad incontrare la realtà e portano i loro studenti ad incontrare il mondo ricavano da questa esperienza una rigenerazione, una motivazione nuova. Saranno sicuramente insegnanti competenti sotto il profilo professionale, ma ciò che definisce più profondamente un insegnante è il suo essere educatore. E chi educa è chi si compromette con la realtà e agisce per trasformarla. Un grande studioso dell'educazione, Brunner, diceva: l'educazione è pericolosa perché alimenta il senso della possibilità. La possibilità è la possibilità di cambiare, la possibilità di migliorare, la possibilità di dare un proprio contributo ad un mondo migliore. Allora l'insegnante che si concepisce così capisce che la sua professione non è solo tecnica,
ma è nel senso più nobile della parola politica. Politica significa amore per la città. L'insegnante che fa questo è un costruttore di comunità, è un costruttore di un mondo migliore.